Prendiamo qualche minuto per dare modo a tutti i numerosi partecipanti che si sono iscritti di collegarsi. Io sono Sabrina Onano di Formes PA e vi do il benvenuto a questo webinar che realizziamo a supporto di Agid all'interno del progetto Italia Login, per la transizione digitale. Questo webinar è il quarto webinar di un ciclo che molti di voi probabilmente avranno avuto modo di seguire anche i precedenti webinar. È il ciclo che è stato dedicato alle linee guida per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Il webinar di oggi è un focus su un tema specifico che sono i dati di elevato valore e i dati dinamici. Per chi non avesse avuto modo di seguire i precedenti webinar, i materiali dei webinar, le registrazioni e i materiali sono disponibili su Eventi PA e trovate i dati di sintesi di accesso ai precedenti webinar nella scheda del webinar di oggi. Trovate il link in questa slide ed comunque è la pagina su Eventi PA dalla quale avete avuto modo di registrarvi oggi. Il ciclo di webinar ha riscosso un discreto successo, abbiamo avuto un numero consistente di partecipanti che ci fa capire che il tema è sempre di interesse e vi chiediamo anche durante questo webinar di darci suggerimenti di partecipare eventualmente sottoponendo domande ai relatori che interverranno, ma anche di darci suggerimenti su quali sono i temi di interesse che potrebbe essere utile per voi affrontare anche nei prossimi interventi informativi e formativi che nell'ambito del progetto pensiamo di realizzare da qui ai prossimi mesi. Quindi questo ciclo è stato improntato interamente sulle linee guida e con degli approfondimenti tematici. A questo ne seguiranno probabilmente altri. Però veramente ci interessa il vostro contributo, il vostro suggerimento anche per organizzare degli interventi un po' più mirati sui temi di interesse. Il webinar di oggi ha degli interventi che vedete qua nel programma. Io lascerò adesso la parola a Antonio Rotundo di Agid. Che farà un'introduzione generale ai temi del webinar e poi avremo un intervento di Leonardo Donnaroia e di Laura Blaso che invece faranno degli approfondimenti specifici appunto, sui dati di elevato valore e i dati dinamici. Raccogliamo durante il webinar le vostre domande e ci riserviamo uno spazio al termine del webinar per una sessione di domande e risposte. Nel caso dovessero arrivare delle domande alle quali non riusciamo a rispondere, come facciamo abitualmente, cercheremo di rispondere in differita, mettendo a disposizione le risposte anche sulla pagina dell'evento su Eventi PA. Vedo che un numero importante di persone si è già collegato, quindi a questo punto chiederei ad Antonio Rotundo di Agid di intervenire. Vi ricordo che il webinar sarà registrato e quindi anche chi dovesse arrivare un po' in ritardo ha la possibilità di recuperare quanto perso. I materiali invece saranno disponibili al termine di questo webinar sulla scheda evento su grazie Antonio, e ti lascio. Grazie Sabrina, buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione che, come diceva, evidenziava Sabrina nei precedenti webinar, ma anche in questo stiamo vedendo che è importante. In questi quattro webinar, oggi è il quarto, come diceva Sabrina, che chiude questo ciclo che ha avuto per oggetto principale le linee guida Open Data. In questo webinar forniremo, diciamo, gli ultimi focus su due argomenti, che sono due argomenti di novità introdotti dalla direttiva 2019-1024 e di conseguenza dal decreto di recepimento e quindi affrontati anche nelle linee guida. Nei precedenti webinar abbiamo poi
affrontato, diciamo, altri temi abbastanza rilevanti e anche quelli di novità rispetto alla legislazione precedente. Dopo un primo webinar introduttivo in cui è stato, diciamo, raccontato e rappresentato qual è il framework europeo e nazionale in cui questa attività è inserita, nel primo webinar, dopo un'illustrazione di massima del contenuto delle linee guida, abbiamo avuto due focus importanti: il primo sulle licenze, cosa cambia, diciamo, con queste linee guida in fatto di licensing dei dati aperti, e il secondo intervento è stato sulle API, che è lo strumento indicato da direttiva e decreto obbligatorio per alcune tipologie di dati, che sono i dati di elevato valore e i dati dinamici. Poi nel webinar, quello che ha preceduto, diciamo, quest'ultimo webinar, quindi il terzo, il focus è stato sui dati della ricerca che sono stati aggiunti, diciamo, tra le tipologie di dati che hanno un potenziale economico e sociale. Abbiamo fatto un focus anche sui beni culturali, perché nella direttiva e nel decreto di conseguenza alcune norme sono proprio specifiche su questo dominio. Poi nell'ultimo intervento del precedente webinar ci siamo focalizzati, diciamo, più sugli aspetti organizzativi, evidenziando eventuali criticità che ci sono poi in un processo di produzione, di pubblicazione di Open Data, e facendo riferimento anche a progetto transnazionale, dove evidentemente queste criticità nel processo organizzativo, nel processo di produzione e di pubblicazione, sono evidenziate ancora di più. In questo webinar invece ci focalizziamo su due importanti novità, come dicevo prima, introdotti dalla direttiva: i dati di elevato valore e i dati dinamici. Poi nell'ultimo intervento vedremo come le indicazioni di direttiva e decreto e regolamento vengono recepite, vengono diciamo, implementate nelle linee guida. Sui dati di elevato valore c'è da dire che dalle ultime settimane di maggio è in corso una consultazione pubblica da parte della Commissione europea, che ha pubblicato una bozza di regolamento sui dati di elevato valore, cioè ha individuato i dataset cosiddetti di elevato valore per ciascuna categoria indicata nella direttiva. E per ciascuna di queste categorie vengono date delle indicazioni per la pubblicazione e per il riutilizzo di queste tipologie di dati. E quindi il primo intervento si focalizzerà su questa tipologia di dati. Più che altro, quello che ci siamo chiesti è: in Italia esistono già dei dati, esiste un framework di interoperabilità. Verifichiamo come il framework di interoperabilità, che è rappresentato per esempio dai decreti sui DBGT, sul sistema di riferimento e così via, può contribuire, diciamo, agli adempimenti richiesti dal regolamento. Quindi questo è un'analisi preliminare che viene fatta, un esercizio che viene fatto proprio per evidenziare quale può essere il contributo di questo framework nazionale verso la conformità al regolamento sui dati di elevato valore. Ovviamente, essendo una bozza di regolamento, dovremmo sempre comunque aspettare la versione ufficiale, che sarà poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea. Il secondo intervento invece si concentrerà sulla tipologia di dati dinamici. In particolare, abbiamo chiesto ad Enea di rappresentarci le attività che stanno svolgendo sul progetto relativo all'illuminazione pubblica e, nell'ambito di questo progetto, dei dati dinamici. Quindi è una tematica anche abbastanza attuale, perché poi si parla in sottofondo, diciamo, anche di efficientamento energetico. Il secondo intervento è anche importante, perché richiama poi le attività che vengono fatte anche da
imprese private che svolgono un servizio pubblico. Lo abbiamo già detto nel precedente webinar, la direttiva e il decreto di recepimento della direttiva Open Data hanno aggiunto, diciamo, nel campo di applicazione, quindi tra i destinatari che devono seguire le indicazioni della direttiva e del decreto, anche le imprese pubbliche e private che svolgono un servizio pubblico. Questo richiama anche l'articolo 54 del CAD, che indica che nei capitolati e nelle gare che si fanno per assegnare un servizio pubblico, bisogna prevedere che tutti i dati prodotti nell'ambito di questa attività vengano resi disponibili come dati aperti. Quindi diciamo che questo secondo intervento è collegato anche a questi requisiti che vengono prima linea dal CAD, ma poi anche dalla direttiva e dal decreto di recepimento. E poi chiuderemo praticamente, come dicevo prima, con evidenziare quali sono le disposizioni del regolamento sui dati di elevato valore, ovviamente nella bozza pubblicata, e le corrispondenti indicazioni delle linee guida. Poi nei prossimi giorni partirà, diciamo, sarà avviata la consultazione pubblica, come avete inteso, diciamo, c'è stato un ritardo rispetto alla data precedentemente comunicata, ritardo dovuto al fatto che in fase di, cioè, qua, a testo consolidato delle linee guida è intervenuto appunto questo regolamento di cui parliamo oggi, questa bozza di regolamento, e quindi c'è stata l'esigenza di adeguare il testo delle linee guida a questa bozza di regolamento. Questo ha implicato anche diciamo, un nuovo iter di autorizzazione interno che diciamo, porterà nei prossimi giorni alla consultazione pubblica. La comunicazione ufficiale sulla consultazione pubblica, e quindi la data ufficiale, come da regolamento AGID sulle linee guida, sarà comunicata ufficialmente sul sito istituzionale di AGID. E quindi, dalla data indicata sul sito di AGID, partirà la consultazione pubblica sulle linee guida, che durerà, come da articolo 71 del CAD, per un mese. Quindi ci auguriamo che ci sia una partecipazione più ampia possibile. E diciamo che da parte nostra stiamo cercando di fare in modo che sia così, perché, come dicevamo nei precedenti webinar, ci sono tre strumenti a disposizione per la partecipazione a questa consultazione pubblica, che sono Docs e Forum Italia, partecipa.gov.it e il template ISO, che noi abbiamo mutuato da ISO, e che ISO, l'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione, utilizza per le consultazioni pubbliche sui propri standard. Chiudo qui questa introduzione e passerei la parola a Leonardo Donnaloia, che ci illustra, diciamo, l'attività che dicevo prima, cioè queste analisi preliminari partendo dal contesto nazionale, sui dati territoriali, in particolare sulle regole tecniche di DBGT. Grazie. Sì, eccoci, buongiorno. Sì, io come diceva Antonio vi parlerò, mi sentite? Sì. Vado avanti nel caso mi interrompete. Come diceva Antonio, vi parlerò più nel dettaglio nella seconda parte di questa presentazione dei dati dinamici, ovviamente mettendoli in relazione con i dati che hanno nella componente geografica un elemento sostanziale. In realtà questa presentazione avrebbe dovuto avere come focus l'importanza che hanno che ha la creazione di data model standardizzati e interoperabili per poter effettivamente procedere con l'apertura dei dati.
la pubblicazione della bozza di regolamento sui dati di elevato valore, quindi allegato alla direttiva Open Data 1024/2019, ci ha messo appunto nelle condizioni di allargare il campo di applicazione considerando anche questa tipologia di dati. In realtà poi alla fine questo nuovo approccio ci ha messo nelle condizioni di capire che per quanto riguarda i dati geospaziali molti di questi hanno delle mappature possibili dirette rispetto a quanto appunto previsto da questa bozza di regolamento, e lo vedremo con le serie di dati di elevato valore appunto definiti in questo, in questa bozza di regolamento. I riferimenti di questa presentazione quindi sono essenzialmente le linee guida in fase di pubblicazione Open Data, le regole tecniche sui dati geospaziali previste all'interno del framework di interoperabilità nazionale definito sempre in capo ad AGID, e questa appunto bozza di regolamento che individua una serie di tipologie di dati di elevato valore che poi vengono anche dettagliati con una serie di dataset e attributi chiave che vedremo puntualmente. Quindi il nostro obiettivo alla fine è quello appunto di relazionare il framework di interoperabilità, quindi i data model prodotti da AGID nel campo dei dati geospaziali, con i dati appunto di elevato valore, cioè i dati il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia. In particolare questa bozza di regolamento individua sei categorie, sono i dati geospaziali, i dati di osservazione della Terra e dell'ambiente, i dati meteorologici, i dati statistici, i dati relativi alla mobilità e i dati relativi alle imprese, alla proprietà delle imprese. Fra questi, tre categorie in particolare, ovviamente quelli, i dati geospaziali, la tipologia geospaziale e quelli relativi all'osservazione della Terra e dell'ambiente e della mobilità, richiedono proprio l'informazione georeferenziata. In particolare, lo vedremo, si fanno dei riferimenti diretti a quanto previsto dai data specification di Spire. Tutto questo è stato relazionato al framework di interoperabilità dei dati geospaziali definito da AGID, che partendo dai database geotopografici include tutta una serie di tematismi legati a progetti specifici realizzati a livello nazionale, a partire dal SINFI, cioè il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, passando per il PEL Illuminazione Pubblica, che è di competenza Enea e su cui la dottoressa Blaso nel prossimo intervento vi darà un quadro più approfondito relativamente ai dati dinamici, e per arrivare a una proposta di modellazione che è quella relativa ai dati ANCSU, cioè all'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. Vi dicevo però che prima di entrare nel merito dei dati di elevato valore è importante puntualizzare, evidenziare, diciamo, l'importanza che la definizione di data model standardizzati e interoperabili ha proprio per l'apertura dei dati e quindi per l'applicazione effettiva della direttiva europea in materia e delle linee guida di cui poi vi ha già parlato Antonio e che saranno pubblicate prossimamente. Parto per dare evidenza, diciamo, a questo concetto da alcune indicazioni che sono state date dalla dottoressa Garbati, un intervento molto interessante a un webinar precedente, in cui appunto, dovendo introdurre il concetto delle licenze legate agli open data, evidenzia come premessa che la standardizzazione e l'interoperabilità è fondamentale per aprire appunto davvero i dati.
In particolare questi concetti fanno riferimento a standardizzare per riusare davvero, aprire il dato non è sufficiente per renderlo effettivamente interoperabile, standardizzazione di linguaggio, concetto di conseguenza di soluzioni, e quindi aumentare l'interoperabilità semplifica e migliora il riuso e la qualità dei dati. Ripeto, questi sono proprio concetti non miei ma della dottoressa Garbati, però sono appunto interessanti visto che sono stati messi in premessa di un intervento che apparentemente non avrebbe dovuto trattare la modellazione ma appunto le licenze, ma che effettivamente come sottotesto introduce il discorso che possiamo inventarci tutti i meccanismi di riutilizzo, ma se il dato in partenza non è standardizzato né è interoperabile, le possibilità di un riutilizzo diciamo sono in realtà poi alla fine limitate. Vi dicevo che Agid, almeno per quanto riguarda la parte relativa ai dati geospaziali, gestisce attraverso questo framework di interoperabilità nazionale più data model di riferimento. Questi partono ovviamente da quello che noi consideriamo il testo base di riferimento quanto riguarda i dati geografici, ovviamente, che è rappresentato dalle specifiche sui database geotopografici, al quale, che è stato introdotto dal decreto 10 novembre 2011, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale a febbraio dell'anno successivo, che obbliga a tutte le amministrazioni che gestiscono dati territoriali o geospaziali nell'ambito della propria attività istituzionale di seguire questa specifica di contenuto di riferimento in sostituzione delle vecchie rappresentazioni cartografiche, quindi essenzialmente rivolto alle regioni, visto le scale di riferimento che vanno dal 1000 a 10.000, che regioni, quali regioni sono l'organo cartografico, diciamo, in materia di dati di base più importante a livello nazionale insieme all'IGM, che però gestisce scale di riferimento dal 25.000 in su. Vi dicevo, partendo da questo documento quadro, database geotopografici, lo sforzo che è stato fatto in Agid è quello di produrre delle specifiche standardizzate e interoperabili di dominio, cioè che fanno riferimento a contenuti specifici, fra questi lo vedremo il SINFI, il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, che ha come obiettivo la diffusione, cioè la riduzione dei costi e dei tempi per la diffusione della banda larga sul territorio nazionale, il PEL IP per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, e poi una proposta, diciamo, di data model di specifica relativo all'ANCSU, all'Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane. Come vedete, non si tratta di tematiche su cui Agid ha delle responsabilità dirette, né tantomeno delle competenze, quindi il ruolo di Agid è stato quello di supportare gli esperti e i responsabili dei vari progetti, per esempio Enea, nel uniformare i data model di riferimento a queste specifiche sui database geotopografici. Questo in due parole è il framework nazionale di cui parleremo. Per entrare più nel merito, visto che ora l'obiettivo è fare anche un inquadramento sulle modalità con cui sono stati prodotti questi data model e quindi rispondere in qualche modo alle questioni evidenziate nel webinar precedente dalla dottoressa Garbati, vi dicevo che il database geotopografico non è altro che una specifica di contenuto. Quindi essenzialmente un documento in linguaggio naturale che però ha delle componenti, essendo stato sviluppato con la GeoML Methodology, che possono essere utilizzate per l'implementazione fisica dello stesso modello. La struttura ad albero con cui è realizzata questa specifica prevede 11 strati, 36 temi e 165 classi,
Proprio questa struttura d'albero poi ci permette di, lo vedremo, seguire un framework di interoperabilità andando ad aggiungere contenuti tematici che rimangono comunque relazionati all'oggetto di partenza, che è il database geotopografico, producendo delle integrazioni che sono standardizzate rispetto alla codifica, alla semantica, alle descrizioni, la struttura di in attributi e componenti spaziali, così come le relazioni topologiche fra gli oggetti. I database geotopografici, che ripeto sono lo strumento fondamentale per chi produce dati geospaziali a livello nazionale, di riferimento per chi produce dati geospaziali a livello nazionale, non sono altro che una delle componenti, forse quella più importante, dei sistemi informativi territoriali, insieme agli enti di riferimento, alle componenti hardware e software, infatti, servono a produrre dei servizi applicativi. In questo caso si va dai servizi previsti dalla direttiva Inspire, quindi di esposizione dei dati, fino ad arrivare a servizi applicativi più complessi che appunto supportano anche nella logica dell'intelligenza artificiale le pubbliche amministrazioni nella risoluzione di problemi relativi che hanno un riferimento al territorio. Per esempio la semplificazione appunto dei processi amministrativi. Vediamo ora come abbiamo proceduto nella produzione di questi data model tematici. Essendo le specifiche sui database geotopografici un contenitore molto ampio, esteso, all'interno del quale poi sono individuati dei contenuti che vengono considerati come national core, quindi obbligatori alle scale di riferimento, un primo passo per definire una propria specifica di contenuto, quindi un proprio data model personalizzato, ha come soluzione quella di andare ad aggiungere appunto le obbligatorietà alla specifica estesa dei database geotopografici. Vedremo poi un esempio che chiarisce l'argomento. Altra modalità di integrazione, quindi di personalizzazione delle data model di riferimento, mantenendo sempre quello che vi dicevo prima, cioè la conformità rispetto ai codici, alla semantica, descrizioni, struttura, eccetera, è quello di andare ad aggiungere dei contenuti tematici accorpando gli stessi a contenuti già previsti dalla specifica di contenuto di riferimento, quindi al data model dei database geotopografici. Ultima possibilità di integrazione è rappresentata dall'aggiunta ragionata di contenuti che servono all'ente che propone l'aggiornamento, diciamo, della specifica, ma che non sono appunto considerati dalla stessa specifica di partenza. Vediamo degli esempi specifici. Il primo step, quindi l'aggiunta di contenuti alla specifica estesa dei database geotopografici, per esempio, in questo caso si fa riferimento agli elementi ciclabili, quindi può essere considerato un comune che ha la necessità di produrre un progetto di smart mobility legato appunto alle piste ciclabili. Per realizzare la propria banca dati non deve produrre una propria specifica, ma utilizzare la specifica nazionale sui database geotopografici andando a individuare, a specificare delle obbligatorietà che sono funzionali al raggiungimento del proprio obiettivo. Quindi in questo caso, semplicemente aggiungendo le obbligatorietà rispetto all'elemento ciclabile e poi all'aggiunzione ciclabile, ma anche agli stessi attributi di questa classe, posso appunto produrre una banca dati che mi ha come conseguenza poi la realizzazione di servizi applicativi, quali appunto la Smart Mobility. Il secondo step che vi accennavo prima consiste appunto nell'accorpamento di tematiche,
quelle di interesse per il proponente l'aggiornamento rispetto ai contenuti già previsti dalla specifica nazionale sui database topografici. Questa è la, diciamo, modalità che è stata seguita per realizzare i progetti, cioè i data model relativi ai progetti SINFI, PEL e LANXU. Per farvi un esempio, il data model SINFI, il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, necessitava appunto della modellazione della parte relativa alle reti di sottoservizi, quindi dalla rete idrica a quella elettrica per arrivare alla rete di telecomunicazione e cablaggi. Vi dicevo, necessitava della produzione di un data model standardizzato che approfondisse, rispetto a quanto già previsto dalle specifiche sui database geotopografici, i contenuti appunto propri delle reti di sottoservizi. Per farvi un esempio che chiarisce meglio questa situazione, il database geotopografico prevede solo la discriminazione della tipologia di rete, la componente spaziale e l'indicazione del gestore della stessa rete. Per il SINFI erano necessarie informazioni aggiuntive relative alle proprietà delle infrastrutture, al diametro dei tubi, alla portata degli stessi o alla tipologia di banda o di rete elettrica per quanto riguarda le specifiche reti di sottoservizio considerate. Lo stesso discorso è stato fatto per il progetto PEL-IP, di cui parlerà poi la dottoressa Blaso, e in questo caso abbiamo integrato un tema, lo strato reti di sottoservizi, che dettaglia puntualmente questo tipo di dominio. Per quanto riguarda l'ANXU, si tratta solo di una proposta di modellazione, quindi una proposta di specifica che mappa di fatto le linee guida definite da Istat, Agenzia delle Entrate, nella stessa logica prevista per i database geotopografici. Ribadisco che AGID non ha responsabilità dirette su questi progetti, se non quella di gestire le specifiche di riferimento su geodati.go.it e quindi proporre all'occorrenza degli aggiornamenti, ma che sia le responsabilità dei progetti sia le responsabilità di contenuto sono esterne. Per il PEL lo vedremo Enea, per il SINFI il Ministero per lo Sviluppo Economico, per l'ANXU Istat, Agenzia delle Entrate. Questo è uno schema organizzativo del tema per l'IP, poi la dottoressa Blaso vi parlerà dei dati dinamici. Ultima possibilità, diciamo, di integrazione è quella relativa a la necessità di integrare un contenuto che non è previsto nei database geotopografici né a livello di obbligatorietà né a livello di specifica estesa. Questo è un progetto che dovremo riprendere a breve, fatto con Regione Umbria e il Comune di Bastia Umbra, che serve a diciamo, modellare la parte relativa alla pianificazione. Vedete qui c'è un'ipotesi di aggiunta dello strato 11 pianificazione, con la distinzione fra pianificazione regionale e comunale e con l'indicazione poi specifica delle classi per ogni tematismo che abbiamo visto. Questa modellazione ha come scopo, diciamo, finale quello di semplificare le modalità di trasmissione dei dati fra regione e comune e quindi di semplificare anche le procedure di approvazione dei piani da parte dei piani comunali da parte della regione. Ha dimostrato interesse sull'argomento anche il Ministero per la Transizione Ecologica, visto che ha, diciamo, a un livello gerarchico più alto lo stesso problema nell'approvazione di VIA e VAS attraverso la relazione appunto Ministero-Regione. Ovviamente non potrà essere fatta una specifica nazionale che tratta l'argomento, visto che ogni regione poi ha declinato in maniera autonoma la parte relativa alla pianificazione, però ci sono dei punti di contatto molto evidenti.
Tutto ciò che abbiamo prodotto ovviamente è stato sviluppato utilizzando gli strumenti propri della GeoML Methodology, ovviamente in primis il GeoML Catalog. Non vedo, sì, eccoci. Però è possibile, avendo sviluppato anche le specifiche di contenuto SCS, è possibile anche procedere con l'implementazione di modelli fisici facendo appunto delle scelte operative relative appunto agli ambienti di sviluppo che, propri di ogni amministrazione. Tutto questo, diciamo, ci permette di in qualche modo rispondere alle indicazioni iniziali, cioè ai concetti della dottoressa Garbati, dicendo appunto che utilizzando questo framework di interoperabilità viene assicurata in qualche modo sia la produzione di data model standardizzati che fra loro interoperabili. Questo ha delle ricadute notevoli, essendo più soggetti coinvolti nella produzione dello stesso contenitore generale, sia per quanto riguarda la qualità dei dati, sia per quanto riguarda appunto l'aggiornamento degli stessi. Peraltro in questo contesto si applica anche il concetto fondamentale introdotto dalla direttiva Inspire, laddove appunto si dice che il dato deve essere raccolto una volta sola con il livello di approfondimento più alto e poi condiviso con i diversi livelli di gestione della pubblica amministrazione. Tutto quello che abbiamo visto è poi stato riportato nel sistema di registri Inspire. Veniamo ora alla parte relativa ai dati di elevato valore. Vi dicevo che la pubblicazione della bozza di regolamento che diciamo individua le serie di dati di elevato valore e i datasets che compongono queste serie, si tratta appunto di una bozza di regolamento che è uscita nei giorni scorsi, in cui appunto vengono specificate sia le tipologie sia le modalità di pubblicazione e riutilizzo di queste categorie di dati. Noi ovviamente ora ci occuperemo della parte relativa alla tipologia, quindi faremo un approfondimento sulle serie e sui datasets di riferimento, considerando sempre che la direttiva assegna alla Commissione anche la possibilità di incrementare queste serie e questi dataset di riferimento. Il nostro focus è quello sempre sui dati geospaziali, quindi all'interno delle sei categorie che abbiamo visto, dati serie geospaziali, osservazione della terra e dell'ambiente, meteorologici, statistici, della mobilità, delle imprese e delle proprietà delle imprese, solo tre di queste categorie diciamo hanno dei riferimenti diretti con i dati geospaziali, fermo restando il fatto che anche i dati meteorologici, statistici e delle imprese in qualche modo sono relazionati alla componente spaziale, pensiamo appunto a quelli meteorologici e statistici su tutti. Però in questa prima fase, visto che si tratta di un primo studio, vedremo nel dettaglio i dati geospaziali di osservazione della Terra e dell'ambiente e quelli relativi alla mobilità. Per quanto riguarda i dati geospaziali, la bozza di regolamento prevede che questi comprendano i dataset indicati nell'allegato 1 della direttiva Inspire, quindi l'annex 1 della direttiva Inspire, e in più le particelle agricole definite da questi regolamenti che vedete citati nel periodo. Quello che abbiamo fatto non è stato altro che andare ad analizzare i singoli datasets che afferiscono a questa categoria, quindi dati geospaziali, provando a trovare il mapping diretto rispetto alle specifiche sui database geotopografici integrati secondo il framework che abbiamo visto prima. Quindi qui vedete che le unità amministrative sono relazionate direttamente alle classi del tema ambiti amministrativi del database geotopografico, le quali classi sono obbligatorie
ai due livelli di scala definiti sempre dalla specifica nazionale. Quindi questo per dire che si tratta di un dato già presente nei database topografici delle amministrazioni nazionali obbligatoriamente, quindi è un dato già presente, va semplicemente formattato, perché questo è un altro discorso introdotto dal regolamento rispetto a quanto previsto appunto da Inspire. Lo stesso si ha per i nomi geografici e gli indirizzi, per gli edifici, per le particelle catastali. In questo caso ci sono dei mapping indiretti rispetto alle particelle agricole, visto che il database topografico dettaglia le tipologie di colture agricole, di boschi, eccetera, mentre per quanto riguarda le proprietà non ci sono riferimenti indiretti. Sempre la bozza di regolamento prevede che per ognuno di questi dataset siano individuati degli attributi chiave, in particolare vediamo l'esempio delle unità amministrative, sono richiesti la tipologia di unità amministrativa, se terrestre o marittima, una serie di identificativi e codici, il nome di riferimento dell'unità amministrativa e anche il nome in più lingue nel caso in cui questo sia previsto, infine le componenti spaziali, quindi la geometria e il limite di stato. La prima proposta che di mapping anche relativo agli attributi che è stata fatta rispetto al database topografico prevede che il tipo di unità amministrativa, quindi la discriminazione fra unità amministrativa terrestre e statistica, sia possibile farla considerando l'appartenenza degli oggetti alle classi acqua territoriale o comune del database topografico. Come esempio prendiamo la classe comune, che ovviamente è quella più complessa e comune, diciamo, che fa riferimento proprio al comune. Tutte le informazioni relative ai codici, agli identificativi e ai prefissi internazionali li troviamo nel codice ISTAT, cioè nell'attributo che specifica qual è il codice ISTAT di riferimento del comune. Per quanto riguarda il nome ufficiale esiste ovviamente un altro attributo che è il nome del comune, che diciamo risolve direttamente la parte di attributi chiave definite per le unità amministrative nella bozza di regolamento, il quale prevede appunto oltre al nome ufficiale anche un nome in più lingue laddove ci sia il multilinguismo nell'unità amministrativa che sto considerando. Questo viene fatto direttamente come mapping rispetto all'attributo nome comune della classe comune del database topografici, che è appunto di tipo data type e prevede il multilinguismo considerando tutte le lingue della comunità europea. Per quanto riguarda la componente spaziale, anche in questo caso nella componente spaziale della classe comune estensione Complex Surface 2D troviamo lo stesso riferimento richiesto come attributo chiave per le unità amministrative nella bozza di regolamento. È importante ora arrivare alla fine, vedo che il tempo sta scorrendo, considerando l'ultima tipologia, diciamo, di serie di dati di elevato valore individuate dalla bozza di regolamento. In questo caso parliamo dei dati relativi all'osservazione della Terra e dell'ambiente, che prevede i dati appunto relativi all'osservazione della Terra, i dati ambientali e climatici indicati negli annessi 1 e 3 di Spire. Oltre a questi sono richiesti anche gli atti giuridici europei che fanno riferimento al clima, all'aria, alle emissioni, ai rifiuti, eccetera, biodiversità, eccetera. Quindi in questo caso, diciamo, abbiamo prodotto una prima analisi considerando i dati, il mapping fra dataset relativi alla serie osservazione della Terra e dell'ambiente e dataset le classi del database geotopografico. Anche in questo caso, a parte un caso relativo alle ortoimmagini che non sono previste nei database geotopografici ma sono effettivamente disponibili presso le regioni e non solo, c'è un mapping diretto. Ultimo caso è quello relativo alla mobilità. In questo caso la bozza di regolamento prevede che rientrino in questa serie
dataset definiti nell'ambito del tema reti di trasporto di Spire, quindi l'annesso 1. Anche in questo caso abbiamo fatto una mappatura andando a discriminare le quattro tipologie di rete, indicando ovviamente anche le infrastrutture, e abbiamo evidenziato che per tre di queste quattro tipologie, quindi ad eccezione del trasporto aereo, che ovviamente non è dettagliato nei database topografici, ci sono delle relazioni dirette o indirette. In particolare per il trasporto marittimo questo viene dettagliato solo per le acque interne con gli elementi di trasporto su acqua, mentre per gli altri sono già presenti e obbligatori nei database geotopografici. Questo per arrivare alla fine, quindi il lavoro che abbiamo fatto è di evidenziare l'importanza che ha il framework nazionale di interoperabilità per i dati geospaziali e quindi la produzione di dati, di data model standardizzati e interoperabili, anche nel contesto specifico dei dati di elevato valore. Quindi ci sono relazioni e tutto ciò è poi inserito nel quadro più generale relativo alle indicazioni sull'interoperabilità previste nel PNRR e nei diversi piani di AGID. Grazie. Grazie Leonardo. Chiedo adesso a Laura Blaso di attivare la sua webcam, eccola, e di avviarsi al suo intervento sul progetto PEL. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io appunto vi parlerò del progetto PEL sull'illuminazione pubblica, perché è la sua prima applicazione, e sulla gestione dei dati dinamici. Prima un breve diciamo un excursus sul progetto PEL e come nasce. Nasce nel 2010 con il progetto Lumière, applicato all'illuminazione pubblica, che ha avuto l'obiettivo di definire un modello di gestione, di conoscenza dell'illuminazione pubblica, perché ci si è resi subito conto della poca conoscenza che c'era nel settore dell'illuminazione pubblica, tenuto conto che è una delle infrastrutture maggiormente presenti sul territorio nazionale e che oggi, in chiave smart cities, pensando alla mobilità e a tanti altri aspetti più propriamente smart, diventa una delle infrastrutture più importanti di riferimento anche per altri servizi che nulla hanno a che fare con l'illuminazione pubblica in quanto tale. Quindi all'epoca l'ENEA cominciò con questo progetto proprio per diffondere la conoscenza e capire quali fossero le problematiche che in qualche modo potevano interferire su un corretto efficientamento dell'infrastruttura stessa o comunque su una non corretta gestione dell'infrastruttura, perché noi siamo convinti come ENEA che bisogna ovviamente conoscere per poter gestire correttamente l'infrastruttura dell'illuminazione pubblica, ma in realtà qualunque infrastruttura. Ecco che quindi nel 2015 nasce il progetto PEL, quale strumento operativo di conoscenza e di raccolta delle informazioni, perché dopo diversi anni capimmo immediatamente l'importanza dei dati e della mole di dati che potevano essere messi a disposizione proprio per attuare questo processo di conoscenza, ma si rendeva necessario capire quali dati su scala nazionale raccogliere, con che formato, il set minimo che qualunque pubblica amministrazione potesse essere in grado di raccogliere per poi attuare tutta una serie di decisioni, di interventi che potrebbero e potessero guidare proprio a una conoscenza dell'infrastruttura e veicolare poi a un efficientamento e quindi a un cambiamento delle tecnologie, contestualizzando diciamo l'epoca 2010-2015 a quello che poi è stato attuato come processo di ledizzazione, quindi di modifica delle sorgenti cosiddette tradizionali e comunque poco efficienti con le infrastrutture
con le tecnologie più nuove. Il PEL, Public Energy Living Lab, quindi si è presentato e si è proposto come una soluzione metodologica e tecnologica applicativa vera e propria del progetto PEL. Oggi il PEL si può applicare in realtà a tutte le infrastrutture urbane strategiche energivore, infatti alla fine della presentazione vi darò una panoramica dei nuovi ambiti di applicazione. Ha come obiettivo il censimento, grazie all'adozione della specifica tecnica che abbiamo realizzato assieme ad Agid, come è stato precedentemente introdotto dall'architetto Donaloia. E quindi definire uno standard minimo di conoscenza, di monitoraggio e di valutazione. Mettere quindi a disposizione una piattaforma pubblica rivolta alle pubbliche amministrazioni per quelli che sono dei dati pubblici, in modo tale che pubbliche amministrazioni possano, vedere e visualizzare le informazioni di quelli che sono le loro infrastrutture di cui ovviamente sono proprietari. Ovviamente dare degli indicatori, KPI, indicatori urbani, perché avere tanti dati e poi non riuscire a capirne il significato, dove intervenire o quant'altro, diventa poi difficile per una pubblica amministrazione comprendere anche il valore di queste informazioni e non ultimo mettere a disposizione tutta una serie di servizi. Ovviamente il PEL è una piattaforma pubblica, è tutto completamente gratuito e i nostri diretti utenti sono in prima battuta le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, ma anche poi le ESCO e quindi i gestori che direttamente gestiscono i dati degli enti pubblici, le regioni, la governance, ma anche direttamente il cittadino che può visualizzare alcune informazioni di tipo aggregato. Questo è il link al quale potete accedere per visualizzare alcune informazioni del PEL. Il PEL è operativo realmente dal 2019 grazie all'applicazione all'interno del bando Consip Luce 4 che richiede all'interno della convenzione l'utilizzo e l'adozione del PEL per quanto riguarda i dati statici, quindi di conoscenza dell'infrastruttura, la fotografia dell'impianto esistente e la fotografia dell'impianto riqualificato e anche ovviamente i dati dinamici e quindi il monitoraggio di quelle che sono le grandezze elettriche ed energetiche dell'infrastruttura oggetto di riqualificazione, ma anche prima della riqualificazione. Le funzioni del PEL quindi sono molteplici su scala nazionale, partendo dalla scala locale, quindi la raccolta di informazioni, l'organizzazione delle informazioni, la gestione, l'elaborazione, l'integrazione, la valutazione, l'aggregazione delle informazioni per permetterne una rielaborazione, ma anche poi un invio a livello di Smart City Platform dell'ente locale che potrebbe essersi dotato di piattaforme generali di città, e un ultimo di condivisione dei dati dinamici che sono appunto oggetto di questo webinar. Questa è la specifica di contenuto del progetto PEL nell'ultima versione che è stata pubblicata lo scorso anno, all'interno del quale, appunto, nella slide è rappresentata quella che è la struttura della specifica, dove andiamo a monitorare la parte statica, che è tutto ciò che è in blu, quindi i pod, i quadri elettrici e i punti luce, entrando nel dettaglio di aspetti tecnici di manutenzione, di costi e quant'altro di ogni elemento, in modo tale da avere una conoscenza dettagliata, ma sempre di informazioni minime, ovviamente, perché noi non ci sostituiamo a coloro che fanno da gestori, manutentori degli impianti, che hanno molte più informazioni, ma spesso l'ente locale non ha neanche questo set minimo di dati perché delega completamente a livello di gestore e quindi perde la conoscenza e il valore delle informazioni che invece dovrebbero essere sue, perché la conoscenza è fondamentale. E in rosso invece, che è la parte aggiornata nella specifica che abbiamo fatto ripubblicare a marzo, tutta la parte dinamica,
quindi di grandezze elettriche ed energetiche che vengono quindi raccolte giornalmente e poi inviate al PEL nelle 24 ore successive. Ho riportato quello che è un estratto di una delle classi dei dati dinamici presenti nella specifica PEL-IP. Sono due le classi perché una è legata al counter reading, sono praticamente di due diverse tipologie, ma fondamentalmente le informazioni che ho riportato a destra sono grandezze di energia, attiva, potenza apparente, corrente, fattori di potenza, quindi tutte grandezze elettriche e energetiche che noi andiamo a campionare. A richiedere, scusate, perché poi i gestori oppure le ditte che lavorano per gli enti locali possono campionare anche in real time, richiedere un'informazione ogni 30 minuti di queste grandezze, dei contatori monofase o trifase a seconda delle caratteristiche dell'impianto, oppure un campionamento ogni 60 minuti quando l'impianto è spento, quindi generalmente di giorno dovrebbe essere spento, ma non è sempre detto. Ecco l'importanza di campionare se l'impianto funziona correttamente. E l'invio al PEL nelle 24 ore successive nel formato JSON, che appunto è il formato anche previsto proprio a livello di standard. Ovviamente noi non ci sostituiamo al gestore, al manutentore, che sarà lui delegato ovviamente alla gestione, all'intervento e a intervenire qualora ci fosse qualunque problema a livello di impianto. Questa è anche la ragione per la quale noi chiediamo i dati il giorno successivo, proprio per non avere una sovrapposizione di alert o quant'altro. Però a livello poi di dashboard, che ha anche un certo livello di dettaglio, che poi diciamo l'utente, quindi l'ente locale, può anche un minimo diciamo, definire in base alle proprie esigenze, andiamo a permettere la visualizzazione attraverso la rappresentazione WebGIS delle informazioni che vengono ovviamente collezionate, di tutti i parametri che vengono storicizzati, legati all'impianto antecedente alla riqualificazione e successivo quindi in funzionamento della riqualificazione, per fare tutta una serie di valutazioni. Quindi i servizi forniti sono le prestazioni, la diagnostica, il benchmarking, la visualizzazione GIS e non ultimo appunto quello degli open data che noi ovviamente sposiamo e per il quale adesso aspetteremo appunto le linee guida e adatteremo ovviamente la piattaforma PEL a rendere esportabili quelli che sono i dati e dinamici che noi appunto raccogliamo nel formato JSON. Quindi ecco che in questo quadro di questa direttiva, che viene definita direttiva Open Data, le pubbliche amministrazioni e i privati che gestiscono questi dati, abbiamo sentito, sono obbligati a conferire questi dati dinamici, che sono dati di alto valore, coloro che aderiscono al PEL, e il nostro obiettivo è di arrivare alla totale adesione da parte ovviamente delle pubbliche amministrazioni, in modo tale da poter censire la totalità di quelli che sono gli impianti, di cui oggi nessuno sa il numero esatto. Infatti noi sappiamo che sono tra 8 milioni e mezzo e 11 milioni di punti luce, ma appunto nessuno sa il numero esatto. Quindi laddove appunto riuscissimo ad avere un'adesione completa da parte delle pubbliche amministrazioni che conferiscono all'ESCO, quindi la richiesta di aderire al PEL e di conferire anche i dati dinamici, il PEL potrà fornire come servizio anche un servizio di dati dinamici in chiave open data per rispondere a questo che è il decreto legislativo del quale appunto oggi stiamo parlando. I servizi che quindi il PEL fornisce a livello locale, ma poi scalato ovviamente a livello anche regionale, è la visualizzazione dei dati. Degli dati dello stato di fatto e dello stato di riqualificazione, l'elaborazione, perché come dicevo prima, avere tanti dati e poi non saperli visualizzare o non saper farne una sintesi del significato porta a perdere un po' l'importanza di questi dati che noi raccogliamo, quindi i KPI statici ma anche dinamici che ci permettono di capire se l'impianto da un punto di vista prestazionale o di altri aspetti è,
diciamo, necessita o meno di una riqualificazione o già sufficientemente tecnologicamente adeguato per quello che abbiamo. E invece, per quanto riguarda i KPI dinamici, verificare se i consumi previsti a seguito degli interventi di riqualificazione, se viene fatta, oppure a seguito delle te tecniche di regolazione che abbiamo definito nel controllo e nella gestione del nostro impianto, rispecchino quelli che sono i consumi attesi, o ci siano dei consumi superiori o inferiori, e capire il perché e come mai. Un altro servizio che verrà messo a disposizione a fine dell'anno in collaborazione col GSE è la predisposizione di tutti i dati utili, poi alla predisposizione, dei dati per i certificati bianchi e progetto a consuntivo. Quindi la piattaforma, gestendo questa enorme mole di dati, può organizzare i dati, nel formato che il GSE poi richiede per permettere al progettista, all'ente locale o al gestore poi di andare a selezionare i dati realmente necessari per la richiesta dei certificati bianchi. Indicatori urbani, dei warning o degli alert, però non che si sostituiscono al gestore, un tool di valutazione luminotecnica, un tool di valutazione economica finanziaria, che serve per decidere se fare delle riqualificazioni o meno. E appunto, come dicevo prima, questo nuovo servizio che sarà messo a disposizione proprio per gli open data dei dati dinamici. Vi lascio qui qualche numero dell'applicazione del PEL ad oggi. Il PEL, dal punto di vista statico, è operativo dal 2019, mentre da maggio 2021 siamo anche operativi sulla raccolta dei dati dinamici degli impianti ante riqualificazione e post riqualificazione. Non solo in ambito Consip, ma anche in ambito di richieste da parte di enti locali, comuni che hanno aderito volontariamente al PEL. È stato adottato in Consip Luce 4, abbiamo 18 comuni, tra cui Livorno, che è extra Consip, che è un comune che ha aderito nell'ambito del bando di riqualificazione che ha attuato qualche anno fa. Siamo ad oggi intorno ai 200.000 punti luce, quasi 2.000 quadri elettrici. E ovviamente nell'ambito della convenzione Consip il numero di punti luce che dovremmo riuscire a collezionare dovrebbe essere nell'intorno del milione di punti luce, però riceviamo continuamente richieste di adesione proprio in chiave di raccolta digitalizzata delle informazioni. Proprio negli ultimi mesi poi ci sono stati due importanti applicazioni richieste di utilizzo, diciamo, del PEL, entrambi nel mese di aprile. La Regione Lombardia ha pubblicato un bando dei dati, la cartografia in ambito regionale, e all'interno dei dati che devono essere diciamo proposte per l'aggiornamento di questo del database cartografico, c'è anche la specifica PLIP e quindi quelle che sono le classi del sottoservizio 0708 illuminazione pubblica. E poi è stato recentemente chiuso un bando della Regione Basilicata, appositamente realizzato per realizzare un censimento dell'illuminazione pubblica di tutti i 133 comuni della regione con l'applicazione del PEL-IP. Poi, vabbè, come vi dicevo, ci sono adesioni da parte di ESCO, da adesioni da parte di singoli comuni e di aggregazioni. E quindi ovviamente questo non può che farci che piacere perché rappresenta l'adesione da parte degli enti locali e dei comuni di aprirsi verso la digitalizzazione delle infrastrutture, la volontà di raccogliere i dati in maniera standardizzata per permetterne poi la condivisione, l'interoperabilità, soprattutto di infrastrutture pubbliche energivore così importanti. Come vi dicevo, il PEL nasce nel 2015 sull'illuminazione pubblica, ma poi è iniziata una larga applicazione anche ad altre infrastrutture, in particolare per quanto riguarda gli edifici scuole, in particolare le 45.000 scuole pubbliche presenti sul nostro territorio italiano. Gli smart services, intesi come tecnologie a servizio dell'illuminazione pubblica,
ma anche quelle tecnologie che, come vi dicevo all'inizio, possono essere presenti sull'infrastruttura, ma essere a servizio di altri servizi smart. Gli ospedali, quindi a livelli di varie strutture ospedaliere più o meno complesse, le reti idriche, che è un'attività che cominceremo alla fine di questo anno, e non ultimo, i musei, tutte le strutture, museali, che anche questa è un'attività, che inizieremo alla fine, di questo anno. Io ho concluso e vi ringrazio. Grazie, grazie anche Laura per il suo approfondimento. A questo punto chiederei ad Antonio di avere la sua presentazione. Grazie. Grazie Sabrina, buongiorno di nuovo a tutti. Allora, dopo queste due presentazioni che hanno dato, come dicevamo, il focus su due novità importanti della direttiva Open Data, quindi dati di elevato valore e dati dinamici, vediamo un po' più nel dettaglio cosa prevede la bozza di regolamento che è in fase di consultazione fino al 21 giugno sui dati di elevato valore. Giusto per rispondere a qualche domanda che abbiamo già raccolto, Giacomo chiedeva che relazione c'è con gli implementing act della direttiva Open Data. Questa bozza di regolamento UE è proprio la bozza di Implementing Act prevista dalla direttiva Open Data. È in fase di consultazione, per cui si stanno raccogliendo le osservazioni su questa bozza di regolamento e quindi poi dopo la consultazione ci sarà tutta la procedura prevista dalla direttiva, quindi il comitato dove sono rappresentati tutti gli stati membri che dovranno poi definire la versione finale di questo Implementing Act e quindi poi pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale europea. Un altro chiarimento che ho visto anche sulla base di alcune domande, il regolamento, quindi questa bozza di regolamento, chiaramente si riferisce e crea un collegamento con la direttiva Inspire, proprio perché una delle novità della direttiva Open Data è quella di creare e migliorare, diciamo, il coordinamento tra la legislazione sugli Open Data e la legislazione sui dati territoriali o su altri domini di dati. Ovviamente nel caso dei dati territoriali facciamo riferimento alla direttiva Inspire e quindi il regolamento per quando si tratta di dati che sono dati territoriali e che quindi afferiscono alle direttive Inspire, è chiaro che il riferimento è sempre Inspire. L'analisi preliminare, quindi l'esercizio che è stato fatto poi con la presentazione di Leonardo, è per verificare come i dati che sono già disponibili e che seguono i database topografici, perché poi le armonizzazioni verso Inspire di dati nazionali sono una percentuale abbastanza limitata, era quello di dire: noi abbiamo a livello nazionale dei dati che seguono i framework di interoperabilità nazionale rappresentati in primis dai database topografici e poi dalle altre specifiche, verifichiamo come possiamo allinearci al regolamento procedendo poi, e questo è un passaggio obbligatorio, all'armonizzazione di questi dati verso Inspire. In pratica, e se ne parla anche da tempo su questo, è l'occasione anche per riprendere, diciamo, e continuare l'attività di armonizzazione dei database geotopografici verso Inspire. Detto questo, nella slide vedete il link alla consultazione pubblica della Commissione europea sulla bozza di regolamento, quindi di Implementing Act. E in questo regolamento vengono definiti per ciascuna categoria tematica indicata nella direttiva, vengono definiti quali sono i dati di elevato valore. Nel secondo webinar, quando abbiamo presentato, diciamo, in linea di massima il contenuto delle linee guida, abbiamo indicato che cosa sono i dati e cosa intende la direttiva e il decreto di recepimento per dati di elevato valore.
E cioè sono quei dati il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per società, ambiente ed economia. Nella slide vedete anche le sei categorie identificate, definite con la direttiva. Per ciascuna di queste categorie, come dicevo prima, sono stati identificati quali sono i dati di elevato valore. La Commissione, in base sempre alla direttiva, ha anche la possibilità di aggiungere nuove categorie a queste prime sei, definite nella direttiva. I requisiti generali che sono presenti in direttiva e in decreto, quindi non nel regolamento, sono questi due, quindi questi due che vedete nella slide. Quindi i dati di elevato valore devono essere resi disponibili attraverso API e in download in blocco e devono essere resi disponibili gratuitamente a meno di alcune eccezioni che sono definite ovviamente nella direttiva e che le linee guida riprendono. Il regolamento diciamo che suddivide le disposizioni nei due ambiti principali relativi alla direttiva, pubblicazione e riutilizzo. Per quanto riguarda la pubblicazione, ovviamente viene dettagliato ancora di più quel requisito che vedevamo prima, che è presente nella direttiva, cioè come rendere disponibili i dati di elevato valore attraverso API. E quindi queste API bisogna rendere pubblici le condizioni di utilizzo e i criteri di qualità del servizio, bisogna documentare queste API seguendo standard internazionali e riconosciuti ovviamente nell'Unione Europea. E come dicevamo nel secondo webinar, quando abbiamo parlato di API, seguendo le linee guida per l'interoperabilità tecnica che riguarda proprio le API, il catalogo delle API e poi le linee guida sulla piattaforma nazionale dei dati che fanno riferimento sempre al catalogo API nazionale, questi requisiti vengono automaticamente garantiti. L'altra disposizione è che vabbè, quella in generale è chiaro che i dati, in quanto dati aperti, devono essere resi disponibili in formati aperti e in formati leggibili meccanicamente, ovviamente. C'è un'altra indicazione sul punto di contatto, cioè il titolare del dato deve comunque rendere disponibile un punto di contatto per affrontare tutte le questioni relative all'API che pubblica e quindi al fine di garantire la disponibilità e il mantenimento di queste API. E poi è necessario indicare nei metadati che si tratta di dati di elevato valore. Questo per i dati territoriali, già nell'ambito di Inspire, viene utilizzato, diciamo, la categoria tematica Inspire di riferimento come parola chiave e quindi automaticamente verranno individuati in questo modo quali sono i dati di elevato valore. Per gli altri dati che non afferiscono a Inspire, è chiaro che definiremo, diciamo, delle indicazioni specifiche, precise, per indicare nei metadati quando si tratta di dati di elevato valore. Per quanto riguarda il riutilizzo, la prima indicazione è che lo Stato membro deve rendere pubblici quali sono le amministrazioni che possono rendere disponibili i dati di elevato valore non gratuitamente. Abbiamo detto che il principio generale e che questi dati siano gratuiti. Ci sono delle eccezioni. Una delle eccezioni è che se questi dati, diciamo, la produzione e la pubblicazione dei dati costituisce, diciamo, il core business di una pubblica amministrazione perché praticamente crea degli utili per la pubblica amministrazione per coprire i costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, allora l'elenco di queste amministrazioni che sono esentate, diciamo, dal rendere disponibili questi dati gratuitamente deve essere pubblicato e stabilito dallo Stato membro. C'è l'obbligo anche di applicare il regolamento a dati che sono già esistenti, per questo poi il riferimento ai dati che sono stati prodotti in base alle regole nazionali, quindi il regolamento è da applicare anche ai dati che
che sono già pubblicati ed esistenti. L'altra indicazione generale che vale quindi per tutte le categorie di dati di elevato valore è che debbano essere resi disponibili attraverso licenza CC BY 4.0 oppure CC 0 o qualsiasi altra licenza che sia equivalente o almeno equivalente o meno restrittiva. Si possono imporre condizioni aggiuntive a quanto indicato da queste licenze quando si tratta di garantire la protezione dei dati personali. E poi l'indicazione ovviamente è quella di eseguire i requisiti specifici definiti nell'allegato a questa bozza di regolamento. E infatti nell'allegato alla bozza di regolamento per ogni categoria tematica definita nella direttiva vengono date e quindi indicati requisiti specifici per i dataset individuati. Quelli comuni, diciamo che sono cioè, molti sono comuni a tutte le categorie di dati di elevato valore. Poi per alcune categorie ci sono alcuni requisiti specifici e quindi per esempio per i dati geospaziali devono essere resi disponibili, come abbiamo detto, a livello generale con licenza CC BY 4.0 o qualsiasi altra licenza equivalente. Devono essere resi disponibili in formato aperto e leggibile meccanicamente attraverso API e nella versione più aggiornata. In queste slide che vedete, abbiamo indicato, in corrispondenza delle disposizioni del regolamento, le indicazioni presenti nelle linee guida, seguendo le quali si è, coerenti e si garantisce quindi la conformità alle disposizioni del regolamento. Infatti, come già indicato, rappresentato nel webinar in cui è stato presentato, diciamo, l'approccio, nuovo approccio sulle licenze, l'indicazione generale che però vale per tutti i dati, questa indicazione è nelle linee guida, vale per tutti i dati, non solo per i dati geospaziali, è quella di applicare la licenza che deve essere applicata per i dati nativi di nuova produzione, la CC BY 4.0 o la CC 0 oppure anche qui qualsiasi licenza aperta, licenza aperta equivalente. Ci sono dei requisiti specifici sui formati. Uno dei requisiti è che bisogna rendere disponibili i dati aperti. Anche questo vale per tutte le tipologie di dati a un livello di almeno 3 stelle nella classifica, diciamo, a 5 stelle che è nota. E poi si fa riferimento alle linee guida API, per cui seguendo queste indicazioni automaticamente le disposizioni del regolamento ne è garantita, diciamo, la conformità. Per i dati geospaziali, ovviamente per i metadati, si fa riferimento esplicito al regolamento INSPIRE sui metadati e quindi chi segue, diciamo, pubblica già i dati documentandoli attraverso metadati coerenti con il profilo RNDT, automaticamente è coerente con questo requisito. E viene esplicitamente indicata la direttiva INSPIRE per quanto riguarda le specifiche tecniche e nelle linee guida ovviamente abbiamo inserito che per i dati territoriali bisogna seguire le specifiche tecniche INSPIRE. Così come per i dati geospaziali, per tutte le altre categorie di dati ci sono indicazioni specifiche. Sui dati relativi all'osservazione della Terra all'ambiente, magari indico solo qual è la differenza con i precedenti, una delle indicazioni è quella che i dati devono essere descritti come semantica e come struttura in una documentazione online completa e pubblicamente disponibile. E inoltre si devono seguire, ovviamente se esistenti e ove possibile, i vocabolari controllati e le tassonomie, che devono essere documentati pubblicamente e riconosciuti, ovviamente, o nell'Unione o a livello internazionale. Anche qui queste disposizioni del regolamento trovano indicazione, una corrispondenza nelle indicazioni delle linee guida. Per i dati meteorologici la differenza rispetto alle altre
categorie e che vengono indicati dei formati specifici appunto per i dati meteorologici, i dati radar, i dati per gli avvisi meteo e così via. E quindi anche qui nelle linee guida c'è una corrispondenza nelle indicazioni che varranno a livello nazionale. Per i metadati genericamente viene indicato che devono essere completi e disponibili sul web in un formato aperto e leggibile meccanicamente e il requisito per i metadati non geografici è che bisogna seguire il profilo di metadatazione definito per gli open data. Per i dati statistici, ovviamente, la differenza con le altre categorie è nei formati, per cui si può utilizzare il CSV, il JSON, oppure fare riferimento allo standard specifico utilizzato per i dati statistici, che è l'STMX. Per i metadati, ovviamente, si può fare riferimento a questo stesso standard, perché lo standard riguarda sia i dati che i metadati. E a livello europeo esiste una specifica che consente di rendere disponibili metadati dei dati statistici espressi seguendo lo standard SMMDX in Indicat IP. Vado più velocemente, ma indico solo diciamo, le differenze rispetto alle indicazioni generali. Per i dati alle imprese, ovviamente, c'è un formato specifico per i documenti che rientrano nell'ambito di un regolamento delegato, che è poi quello che vedete nella slide. E anche qui bisogna che struttura e semantica siano definite con una documentazione pubblicamente disponibile. E anche qui si fa riferimento ovviamente a vocabolari controllati e tassonomie. Poi ovviamente noi abbiamo riportato le disposizioni, poi per ciascuna tipologia, ciascuna categoria tematica, come era stato detto per i dati geospaziali, vengono indicati gli attributi e le caratteristiche più specifiche che devono seguire. Per i dati relativi alla mobilità si ritorna a fare riferimento a Inspire. E c'è anche riferimento a una direttiva relativa alle vie navigabili interne, che però, non essendo recepi stata recepita in Italia, non può non essere, anzi, non deve essere considerata per l'implementazione del regolamento. Quindi, alla fine, diciamo che per quanto riguarda la categoria tematica, dati relativi alla mobilità, per l'Italia si fa riferimento solo alle reti di trasporto. Io ho finito, grazie. Grazie, grazie Antonio, grazie a tutti i relatori, siamo rimasti proprio perfettamente nei tempi. Chiedo anche a Leonardo e Laura di riattivare la webcam. Vediamo se è rimasta qualche domanda non risposta. Antonio, forse c'è qualche domanda ancora per te. Laura mi pare abbia risposto in chat. Non so se anche Leonardo. Sì, credo di sì, anche Antonio ha risposto, diciamo, alle questioni. Sì, c'è una domanda, scusate, di Emanuele Geri, forse potrebbe rispondere Laura. Quali sono i contratti quadro Consip da prendere a riferimento dove ci sono aziende competenti su questi aspetti? Quindi richiede. Allora, come ho scritto nella chat, è Consip Luce 4, è l'applicazione obbligatoria del PEL IP e le aziende che hanno superato i test e che sanno produrre sia in questo momento la parte statica, però le aziende si stanno anche adoperando per la parte dinamica, lo trovate sul sito PEL, www.pel.enea.it, nella sezione Utenti verificati, c'è la lista delle aziende o delle società che sono in grado di produrre la specifica per l'IP. Ok, grazie Laura. Allora, poi c'è una domanda a Giacomo, avevi risposto in chat, cioè se i dati dinamici ci saranno sui consumi e sugli Sì, pod, quindi andiamo avanti. lavoreremo perché ci siano. Aspettiamo le linee guida anche noi. Allora, poi c'è una domanda di Angelo Pilotto, allo stato dell'arte è ancora un abbozzo, è stato adottato nel caso che tempi abbiamo per recepirlo nel nostro ordinamento?
Allora, non è stato ancora adottato, nel senso che è una bozza ed è pubblicato al link che vi avevo dato nella prima slide. È aperta la consultazione pubblica fino al 21 giugno. Dopo la consultazione pubblica, ovviamente, a livello di Commissione europea, dovrà indicare quali commenti e quali osservazioni sono recepite e quali no, e quindi definire il testo finale del regolamento, che poi dovrà essere approvato da questo comitato previsto, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, e quindi per l'adozione poi l'entrata in vigore deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea. Non deve essere recepito nel nostro ordinamento perché, a differenza delle direttive, trattandosi di un regolamento, è direttamente applicabile. Quindi si applica in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea. Come dicevo, però, nelle linee guida noi abbiamo inserito diverse indicazioni, requisiti e raccomandazioni, seguendo le quali si garantisce la conformità al regolamento. Poi c'era, credo, un'ultima domanda di Maurizio Ambrosianio. Per quanto riguarda Inspire, è vero nel senso che ovviamente evidenzia che nella bozza di regolamento non si fa esplicito riferimento, per esempio, alle specifiche sui dati di Inspire, quindi le data specification. Viene citato come esempio soltanto uno per i dati meteorologici. Ed è vero che invece nel decreto di recepimento della direttiva Open Data si dice chiaramente, si indica chiaramente che per i dati territoriali si devono applicare le specifiche tecniche e le regole di Inspire. È chiaro che, siccome in Italia poi vale, per quanto riguarda la direttiva, quello che è indicato nel decreto legislativo, perché la direttiva, appunto, come dicevamo, deve essere recepita ed è stata recepita in quel modo, per cui credo che a livello italiano è più forte questa indicazione di seguire le regole Inspire. È chiaro che su questo eventualmente, ma possiamo farlo anche in maniera congiunta e comune, potremmo presentare delle osservazioni per fare in modo che le indicazioni, i riferimenti a Inspire e ai regolamenti di Inspire che riguardano le data specification siano più forti anche lì. Credo che per le domande non ci siano altre domande. Mi pare che siano state date tutte le risposte. Quindi a questo punto, Antonio, se non hai altro da aggiungere, mi avvierei verso la conclusione, ringraziando tutti quanti per la partecipazione. Prevediamo, come abbiamo detto in introduzione, di fare degli altri interventi di questo tipo, per i quali vi terremo comunque aggiornati sui soliti canali di comunicazione. Per il resto, grazie a tutti, grazie ai relatori. I materiali saranno disponibili sulla pagina dell'evento, così come quelli degli eventi precedenti e anche nella sessione di approfondimento, nella sessione informativa di approfondimento, nella pagina nel processo di consultazione sulle linee guida. Grazie a tutti, arrivederci e alla prossima. Grazie, Grazie. arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci, grazie.